Eccoci qua. Come si presenta questo gioiello. Sacchetto logicamente bianco. Andiamo ad aprire. Delicatamente. Ed ecco qua. Non c'è molto da commentare, diciamo che si commenta da solo. Queste magnifiche svirgolature. Allora, abbiamo resina bianca lavorata in un modo maniacale. Lavorazione viene eseguita iniziando da una carta abrasiva da 0, da 80, da 80 grammi sino ad arrivare a una 4000. Abbiamo resina bianca per il corpo e invece lo sportello è resina bianca e azzurro e blu. Con del fluorescente, con del perlato interno all'interno dell'impasto della resina, come si può vedere questo spettacolo che vi sto facendo vedere. Veramente, veramente sto facendo il video perché magari a volte le foto non rendono veramente, perché averla in mano è tutta un'altra cosa. È veramente uno spettacolo. Allora, questa è la box. Qua abbiamo il sacchettino. Sacchettino, abbiamo certificato di identità. Febbraio 2016, serie white. Corpo resina bianca, sportello resina blu e bianca. Poi qui abbiamo il sacchettino. Faccio vedere. Allora, abbiamo la perfezione di Luca, si vede da questo. Allora, faccio vedere. Questo qua, diciamo, è la descrizione. Molti magari non lo sanno. Allora, per quanto riguarda la regolazione del pin, allora no, il pin non va regolato come abbiamo fatto sempre con altre box. Praticamente è avvitare in senso orario e svitare nel senso antiorario. Invece lo faremo all'incontrario. Lo faremo all'incontrario, così evitiamo che quando noi andiamo a avvitare l'atom, di conseguenza si contrasta con il pin. Non, viaggiando con le filettature opposte, quindi si incastrano e non si muove più il pin una volta avvitato l'atom nella vaschetta. Niente, qua abbiamo le due vaschette. Questo è il
il cap da 14 è stato ri rivisitato, ridisegnato, è un doppio cono. Molto simpatico da 14 mm. Poi abbiamo un O-ring di scorta, l'altro O-ring l'ho già inserita dentro, quindi sono due O-ring, e questo è il flat da 22 che adesso andrò ad avvitare. Andrò ad avvitare. Così. E ci mettiamo lo Snapdragon. È un Atom che mi trovo abbastanza bene. Allora, devo avvitare il pin. Senso antiorario per avvitare. Facciamo la prova. Ok. Allora, che dire, questa box, vabbè, tutti i lavori di Luca sono dei capolavori, sono dei capolavori. Però descrivere l'eleganza, poi vabbè, il bianco col blu che si sposa benissimo, ma descrivere l'eleganza di questa box. La perfezione come è stata realizzata. C'è veramente un oggetto unico. Unico. È veramente il top. Luca è il top. Luca è il top. Ci sono tanti altri bravi modder, ma questa è veramente bellissima. Bellissima. Ho paura di farla uscire da casa. Bella. Mi sono innamorato di queste. A me piaceva. C'era un altro modello che ho visto che Luca mi ha. Perché praticamente queste scordatevi che ve le spediscano. Che queste o le trovi nello shop autorizzato da Lucas, che può essere, non so, tra l'altro Fumo, Dino Piersanti, Mr. Svapo a Roma, o altri che magari in questo momento non mi vengono in mente. E se no, devi andare a Roma e la ritiri. Io sono andato a Roma, ci siamo trovati con Luca e mi ha dato questo spettacolo. La verità mi ha messo un po' in difficoltà perché ho dovuto scegliere. E la scelta non è molto facile. No, per niente. La cosa più tosta che è da fare è la scelta. Quando scegliere una box di questo livello, perché sono tutte belle. Io ero partito che volevo il logo intarsiato dietro alla Lucas. Però allora, al primo impatto, appena sono arrivato che me l'ho fatto vedere, ho buttato subito l'occhio su questa. Poi mi sono messo a riflettere, a guardarle, a girare.
Ho detto, appena sono arrivato, quella mi ha dato il colpo d'occhio. Quella sarà. E alla fine ho scelto questo. Questo. E sono veramente contento della scelta che ho fatto. I miei più calorosi complimenti a Luca. È uno dei primi modder di un certo livello e quindi a sto punto, essendo uno dei più anziani modder, anche se anziano non lo è, no? È un giovane, è un ragazzo come a noi, però vedendo il tipo di box, come è stata realizzata. E calcolando la sua esperienza in base a queste specifiche, io dico che è il numero uno. È il numero uno ci sono altri che sono pure bravi, sono amici miei, però a livello di produzione, a livello di conoscenza, a livello mondiale, a livello e con questo presentandosi con un gioiello così, io dico che Luca è il numero uno. È il numero uno indiscusso. Almeno per me, per quanto riguarda il BF. Vi faccio vedere l'interno della box, come è stata realizzata. Togliamo la batteria. Ci ho messo le boccette originali, sono queste qua. Una e due per il liquido di scorta. Io ci ho messo la super soft, come potete vedere. Togliere. Il massimo della pulizia all'interno. Non c'è un cavo, non c'è niente che si vede solo il pin, il negativo, la molla del negativo. Tutto passa all'interno, la box all'interno è tutta pulita, come potete vedere. Bellissimo lavoro. Bellissimo lavoro. Andiamo a rimettere boccetta, ecco qua, con molta facilità, e batteria, sportello, ed ecco il capolavoro. È un'opera d'arte. Very, very, very good. Eccoci qua ragazzi, col nostro gioiellino. Ogni volta che la guardo mi sembra sempre più bella.
Bella. Hai paura di portarlo in giro, di farlo uscire fuori da casa? Perché hai paura di fargli del male. Allora, ringrazio vivamente Luca per avermi accontentato, per avermi dato fiducia e per tutto. Ho passato 2 giorni a Roma, sono stato a trovare Luca, poi sono stato a trovare un po' di amici, mi sono divertito e quindi è stato tutto un piacere per me. Vi ringrazio. Ringrazio chi vuole vedere il video, chi potrà apprezzare questo video. Però non c'è molto da commentare. Si apprezza, cioè. Parlo giusto perché sono felice e contento di ciò che ho tra le mani. Un saluto a tutti. Ciao da Davide, ciao Luca. Sei unico. Ciao.